HX Gaming, Indie Nonno. E là, salve a tutti, sono Bear e quella che avete visto era la versione estesa della mia intro che un po' ci ha spiegato ciò che faccio in questo canale, perché questo è un trailer del canale e in questo trailer del canale, piccolo video, dovrei spiegarvi un po' di cosa tratto in questo canale. Ho detto canale tipo 20 volte, ma lasciamo perdere. In questo canale tratto maggiormente di videogiochi indie per il PC, ma come avete visto dall'intro tratto anche di videogiochi non indie oppure videogiochi per altre console come la PlayStation 4. Lo scopo di questo canale è cercare di strapparvi una risata, di farvi divertire, di magari cercare di migliorare la vostra giornata e inoltre magari farvi conoscere qualche indie strano nascosto che ancora non conoscevate, quindi farvi conoscere altri giochi, ma non solo indie, magari anche un gioco AAA che non avevate mai sentito per qualche strana ragione, dato che i giochi AAA pubblicità botta e diventano mainstream in 2 secondi, però comunque magari non lo conoscevate e scoprite una nuova esperienza di gioco grazie a questo canale, però l'importante è cercare di strappare un sorriso. Se questo faccione vi ispira, magari potreste provare a vedere qualche video. Vi consiglio quelli recenti perché nel tempo sono cambiato davvero moltissimo. Sembro 2 youtuber diversi e quindi basta vedere anche semplicemente il video per i 35.000 iscritti per notarlo. Però comunque vi consiglio magari di vedere qualche video e se volete accompagnatemi in questo viaggio insieme a quelli che sono già 35.000 e passa per Baniocci, che sono la mia famiglia, che amo, loro mi sostengono, io li abbraccio perché sono fantastici. Nel gergo comune Berbagnocci sarebbe iscritti pro. Odio quel termine, preferisco di gran lunga Berbagnoccio, che si scrive B-E-R-B-A-N-N-C-C-I-O. Adesso sapete anche scriverlo, che quanto è bello imparare cose. Ma ogni quanto carichi video, youtuber di nome Bar? Carico i miei video un video al giorno di solito, però a volte carico anche 2 o più video al giorno, oppure a volte ci sono dei periodi in cui non riesco a caricare video, tipo per 1 o 2 giorni, 3 giorni, non riesco a caricare video per motivi cattivi, tipo gnomi rossi che non mi permettono di fare video, e perché sono gelosi, devo passare tutto il tempo con loro, ma io non posso passare tutto il tempo con questi gnomi rossi. Ma loro no, devi stare con noi. Mannaggia miseria. Tipo adesso si stanno incazzando un botto perché li ho chiamati gnomi e non li ho chiamati goblin. Ma vabbè, capirà. Comunque, effettivamente sono 2 specie diverse, però pignoli. E quindi questo era un po' tutto quello che c'era da sapere su questo canale. Se avete dei dubbi, basta andare nella sezione dei video e provare a guardare qualche video, e se vi convince, entrare nella famiglia dei Berbagnocci. Quindi, se volete continuare questo viaggio insieme a me, benvenuti, quello è il tuo posto, altrimenti ci vediamo, ti auguro una buona giornata, ciao! Come sono fascinoso.